siamo arrivati alla puntata numero 33 di Nessuna Correlazione, i video che ormai posto quotidianamente con gli articoli nei quali si parla di malori improvvisi o morti improvvise. Qual è lo scopo di questi video? Porre domande. L'ho anche scritto. E oggi, mentre cercavo il materiale, mi sono imbattuto in questo post di Telegram del canale di Raffaella Regoli. Documento bomba! Oh, morti improvvise tra i vigili del fuoco, che mi ha girato un amico. Ecco la lettera dei sindacati dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Troppe morti cardiache sul lavoro. Per questo chiedono che venga aperto con urgenza un tavolo di lavoro con i responsabili della regione Friuli Venezia Giulia. Un documento bomba, e per tutto il tempo del video io sono stato sul chi va là con la paura che esplodesse. Ma allora leggiamolo assieme. Porta la data del 24 agosto 2023. Funzione pubblica della CGIL. Coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia. Vigili del fuoco. Indirizzato chi? Al direttore generale dei Vigili del Fuoco di Trieste, ingegner Agatino Carollo, e per conoscenza all'ingegnere Angelo Manna, responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Oggetto: richiesta di incontro. Egregio direttore, a seguito di attente analisi legate al susseguirsi di alcuni casi di morti sul lavoro avvenute nell'ultimo anno tra il personale dei vigili del fuoco, si ravvisa l'urgente necessità, date anche le cause accertate afferenti per lo più a problematiche cardiache, di aprire un tavolo presso la superiore direzione regionale, atto a verificare l'opportunità di intraprendere azioni di modifica agli attuali percorsi di gestione delle visite mediche in essere. Riteniamo inderogabile, inoltre, la costituzione di un tavolo permanente legato ai temi della sicurezza e del monitoraggio sull'andamento degli infortuni sul lavoro, atto a produrre valutazioni e provvedimenti di prevenzione divenuti necessari al fine di implementare le disposizioni di salvaguardia per il personale. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. Firmato la segretaria generale, funzione pubblica CGIL del Friuli Venezia Giulia, Orietta Olivo, e il coordinatore funzione pubblica della CGIL dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, Renato Chittaro o Chittaro. E questo è quanto. Una bella notizia? Non lo so. Sarebbe anche bella, perché si cerca di indagare su queste morti improvvise, spesso dovute a problematiche cardiache. Cos'è che non piace a Mimar? Il fatto che ci sia la firma della CGIL. Perché ricordiamo chi è la CGIL e facciamolo con una foto. Questa qua che rimarrà nella storia. Mr. Landini a braccetto con Mr. Draghi. Anzi, Mr. Draghi che pone la sua mano destra sulla spalla destra di Mr. Landini, il segretario generale della CGIL. Ok? Questo sarebbe il difensore dei lavoratori, e vediamo come ha difeso i lavoratori quando è stata introdotta una tessera per poter lavorare. 3 gennaio 2022. Landini: il governo renda i vaccini obbligatori per tutti. Rendere obbligatorio il vaccino per tutti, non solo per i lavoratori, è la proposta di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. E poi, sindacati pensionati: sì all'obbligo vaccinale. I sindacati dei pensionati, bla 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 bla, sostengono la richiesta di CGIL, CISL e UIL, di istituire per legge l'obbligo vaccinale e sollecitano il governo a... Ok? Questi erano a favore dell'obbligo. E ricordiamoci cosa hanno fatto quando è stata introdotta una tessera per poter ritirare la pensione. Un bene amato. Questa è la CGIL che adesso chiede un tavolo di confronto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.